Allora, io qui al Festival Carta Carbone ho presentato un progetto che in realtà ho già portato in giro per l'Italia per diversi mesi ed è un progetto legato al libro Mi Ricordo. Mi Ricordo è un libro che io ho scritto alcuni anni fa ispirandomi all'esperienza di un autore americano che è Joe Brainard, che aveva fatto appunto questo libro che si chiama I Remember, che è uscito in America più di 40 anni fa e che è stato tradotto in Italia per la prima volta proprio quest'anno. E l'idea di Joe Brainard era molto semplice, quella di raccogliere dei ricordi di infanzia scrivendoli nella forma più semplice. Lui non era uno scrittore, era un pittore, quindi non aveva la capacità, o credeva di non avere la capacità, per come dire, produrre un romanzo, un memoriale o che cosa, e quindi li ha scritti nella sua forma più elementare, cioè singole righe di singoli ricordi. E lui in pratica, senza saperlo, ha inventato una modalità, della stessa modalità che ha ripreso poi Georges Perec in Francia scrivendo Je me souviens qualche anno fa. Del tutto immodestamente l'ho scritto anch'io, ma perché io credo che sia proprio un modello semplice da prendere in prestito. E quello che io faccio quando porto in giro il reading di Mi Ricordo è quello di realizzare una specie di, come dire, struttura interattiva. Io leggo una parte dei miei ricordi e questi creano inevitabilmente una serie di ricordi a valanga anche nel mio uditorio. Allora io poi passo con dei fogli e delle biro e chiedo alle persone che hanno appena ascoltato i miei ricordi di scrivere i loro, e quindi dal vivo si crea immediatamente questa reazione per cui tutti si mettono a scrivere. E questo è una cosa che mi sorprende sempre, perché è incredibile quanta gente si sente subito coinvolta e si sente autorizzata a giocare a questa cosa. E io quindi lascio passare, non so, 10 minuti, un quarto d'ora, poi raccolgo tutti i loro ricordi e la seconda parte del mio reading è fatta di ricordi creati al momento, dal vivo, da chi mi ha ascoltato fino a quel punto. Per cui è un meccanismo che diventa veramente collettivo. Sono i ricordi di tutti noi, di generazioni diverse, di città diverse, di provenienze diverse, che si mischiano e diventano un unico Mi Ricordo collettivo.